Bentrovati da Gerardo Paterna per un'altra intervista su Re TV. Oggi abbiamo in studio una presenza davvero nuova, inedita per questo canale web. Siamo infatti con Veronica Gentili, co-founder di Glisco Marketing Sì. e specialista nei nuovi media, tra cui Facebook. Grazie Veronica per essere qui. Allora, tre domande che avvicineranno un po' il tuo sapere al mondo degli agenti immobiliari, no? Un mondo molto, molto concreto, quindi cerchiamo di dargli Pragmatico. proprio qualche così pillola condensata, no? Che possano mettere a frutto subito. Intanto, io so che tu sei vicina ad alcuni gruppi immobiliari, quindi diciamo che la figura dell'agente immobiliare non ti è proprio estranea. Qual è la tua esperienza con loro? Hanno competenze nell'ambito social oppure improvvisano? Alcuni hanno sicuramente competenze nell'ambito social, ovviamente non possono avere competenze specialistiche perché è un mondo che richiede tantissimo studio, tantissima esperienza e molto tempo, quindi sul campo non possono, come io non potrei, sviluppare le competenze di un agente immobiliare in 6 mesi di lavoro, per dire. Molti stanno capendo effettivamente l'importanza di questi ambiti per il loro lavoro e quindi si stanno applicando, altri ancora si improvvisano perché Facebook è il posto della visibilità gratuita, perché non costa niente, perché lo posso gestire anch'io, lo può gestire il cugino del nipote che sa usare il computer e quindi purtroppo succede anche questo in alcuni casi. A me capita spesso di ricevere richieste di connessione su Facebook, nome immobiliare, cognome Tarquinia. Faccio bene a rifiutarle? Sì, perché aprire un profilo personale a nome dell'agenzia è contro la policy di Facebook, cioè rischiamo che venga cancellata dall'oggi al domani e poi la madre di tutti gli errori. Io con un profilo personale non posso avere più di 5.000 amici, mentre come pagina posso avere migliaia, milioni anche di fan, non posso avere dei dati analitici, cosiddetti insights, quindi non so quante persone raggiungo, quanti cliccano, dove cliccano, cosa fanno, di dove sono. Quindi e non riesco soprattutto a fare pubblicità, cioè non posso fare pubblicità con un profilo personale che è fondamentale su Facebook se lo vogliamo rendere una risorsa di business. Quindi è un grossissimo errore aprire un profilo personale, è contro la policy di Facebook. Conosco tante aziende che dall'oggi al domani si sono trovati il profilo chiuso, hanno perso tutto, Non trasformato in pagina non fan. trasformato in pagina, Ah, ma proprio ok. chiuso. Chiuso addirittura. Sì. Quindi non confondiamo profilo personale Mario Rossi con la pagina fan Rossi Immobiliare, perché sennò potremmo trovarci nella condizione poco fa descritta da Veronica. Immaginiamo di trovare un agente immobiliare virtuoso che voglia costruirsi la propria immagine, la propria presenza online, quindi sul social blu. Quali consigli ti senti di dargli per partire? Allora, prima di tutto, pensare a quali sono i suoi reali obiettivi. La visibilità non si misura, quindi pensare cosa voglio io da Facebook. Voglio raggiungere un tot tipologia di persone in un certo arco spaziale, voglio aumentare le visite al mio sito web o soprattutto voglio acquisire contatti, voglio acquisire clienti, Direi la che terza, mi sì. immagino Certo. sia quella, quindi darsi degli obiettivi. E poi una strategia serve, quindi quali contenuti andrò a condividere, ogni quanto pubblicherò, cosa pubblicherò, pensare anche al materiale da pubblicare, perché i social lavorano sul principio comunque della costanza, è una relazione che io vado a creare. Quindi se mi ricordo della pagina Facebook ogni 6 mesi, mi serve a È poco. come sentire un amico ogni 6 mesi. Bravissimo, che C'è non un concetto fa questo. una buona Sì. impressione. E poi pensare a un budget pubblicitario da investire Non è gratis periodicamente. quindi Non Facebook? è gratis. Ah, che brutta notizia, brutta notizia. Bisogna Non è investire quindi. gratis, sì, perché comunque non investendo, ve ne sarete resi conto, gestendo la vostra pagina, raggiungiamo solamente una Sì. minima parte dei nostri fan, e poi comunque è un investimento il tempo che noi spendiamo o le risorse interne alla nostra agenzia che ci facciamo stare sopra, quindi comunque non è tempo regalato e, non sono e ci sono dei soldi in ballo. Quindi anche pensare a un budget da investire per portare traffico agli immobili, per farci conoscere, per generare interazione, ma soprattutto per acquisire contatti e clienti. Secondo te quanto deve spendere al mese un'agenzia immobiliare per così pensare di farsi notare? Io penso che già con un 100-150 euro al mese inizi a vedere i risultati dell'attività in termini appunto proprio di
non solo di persone raggiunte, ma se sono fatte bene, soprattutto Facebook offre veramente tantissimi, tantissimi strumenti, si possono raggiungere i visitatori del sito, possiamo raggiungere per esempio le persone del nostro database, quindi certo, caricarle su Facebook e raggiungere con degli annunci mirati. Se fatte bene si possono vedere dei risultati già con queste cifre. Quindi così a livello di costanza, un agente immobiliare che comincia a investire, dopo quanti mesi secondo te può cominciare ad avere una qualche forma di interazione, di risultato? Adesso non ti sto dicendo di vendita o di acquisizione immobiliare, però dici ok, comincio a lavorare, ad investire su Facebook in questo modo, posso attendermi di creare intanto un pubblico pertinente nell'arco di 3, 4, 5 mesi? Io i primi risultati, uno degli ultimi casi, vado a memoria, già sui 4-5 mesi si iniziano ad avere le richieste proprio di allora questo immobile è libero per magari per affitti, richieste di informazioni, perché poi il punto è questo, cioè entrare nella quotidianità delle persone, certo, quindi rimanere top of mind, no? Per cui siccome il punto è che non siamo un supermercato che il cliente ha un ciclo di vita lunghissimo e acquisti molto frequenti, cioè certo, va tenuto conto quando si fa una strategia nei social, io lavoro in tantissimi ambiti, devi tener conto di questo. Noi parliamo delle persone che magari sviluppano il bisogno di cambiare casa ma ci mettono 2 anni poi a farlo, quindi c'è questo lavoro di cui tenere conto. Ok, è importante acquisire un minimo di informazione, di cultura in questo ambito, oppure d'amblè l'agente immobiliare dovrebbe affidarsi a un consulente esterno, secondo te? Allora, secondo me questo vale un po' per tutti gli imprenditori. È molto rischioso, senza nessuna conoscenza, affidarsi a qualcuno, perché nella totale ignoranza quel qualcuno ci può dire qualunque cosa. Io a volte ho avuto a dei corsi degli imprenditori che non erano lì per imparare operativamente, mi capita spesso a dire la verità, che non erano lì per imparare, o dei manager operativamente, a fare quelle cose, cioè non sarebbero stati loro che il giorno dopo avrebbero la campagna carosello, bravissimo, diciamo, okay, ma per capire le caratteristiche che deve avere la persona da, certo, mi è capitato poco tempo fa in un settore immobiliare, ma lei è una manager di 65 anni con 25-30 punti vendita, che era il corso per imparare cosa doveva aspettarsi dalle persone che aveva, dall'agenzia che aveva sotto, e è molto importante questo perché ti permette di risparmiare un sacco di soldi e ti permette soprattutto di capire in maniera sensata se il lavoro che stanno facendo è buono o no, perché se io non so niente, si sa, l'ignoranza genera mostri. Io ti posso dire, non dice questo Facebook non mi ha portato niente, no, ma perché va fatto così? Boom! Sì. E io non so, non ho parametri per potermi confrontare. Chiarissimo. Allora, se l'agente immobiliare volesse venire in contatto, entrare in contatto con Veronica Gentili, cosa deve fare? Basta che va sul mio sito veronicagentili.com, okay, o gliscomarketing.com, che è la mia agenzia, c'è il form di contatto e mi contatta da lì. Benissimo. Prossimo evento? Mi trovate il 27 e il 28 al 6 Milano, Social Express Milano, al Teatro di San Babila a Milano. Bene, quindi lì un evento dove ci si può prenotare, sì, immagino, ok. Sì, e sì, quindi... sì, ci sono tanti altri speaker fantastici, Umberto Macchi, Salvatore Russo, Rudy Bandiera, Riccardo Scandellari, okay, quindi gente molto in gamba. Per cominciare a entrare un po' nel mondo della comunicazione social. Assolutamente sì. Bene, Veronica, grazie mille, è stato un piacere averti con noi, gli agenti immobiliari sono sicuro che apprezzeranno queste informazioni, quindi non siete timidi, contattatela, vi si apriranno nuovi mondi, giusto? Grazie mille Veronica, a tutti quindi un saluto da Gerardo Paterna, ci vediamo in occasione della prossima intervista, sempre solo qui su RaiTV. A presto. Grazie, a presto.